Ma ciao a tutti, gente! Che si racconta? Parliamo ancora una volta di momenti imbarazzanti nello sport. Che dire, possono essere belli e intrattenere, ma a volte capita di assistere a scene strane che riescono a togliere un sorrisino per via di figuracce non programmate da parte degli atleti. Beh, chi lo sa se sono tutte figuracce? Prima di cominciare vi ricordo come sempre di fare un giretto sul canale di Gaming Ufficiale per altre top e gameplay. E se siete seduti o sdraiati una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo un'altra classifica. Rilassante? Forse, e magari fuori dal comune. Partiamo! Numero 1. Negli incontri di MMA succedono tante, ma tante cose. Tra risvolti inaspettati e personaggi troppo arroganti per essere veri. Nel primo video dei fail imbarazzanti negli sport abbiamo assistito a un combattente che ha avuto problemi di stomaco sul ring e ha dovuto fare i bisogni durante il match. Ma almeno è rimasto umile e ha chiesto scusa al suo sfidante. In questo caso quest'uomo aveva preso in giro il suo avversario senza però preoccuparsi del resto, cioè dell'incontro, e guardate com'è finita. Eh sì, ci vuole sempre concentrazione massima sul ring. Numero 2. A volte assistiamo alle scene più assurde e divertenti di tutto il mondo del calcio, specialmente nei calci di rigore. La tensione in questi casi è altissima. Tutta la squadra ti osserva e ti affida le sue speranze, come quando giocavate a calcetto ed eravate sempre voi quelli incaricati di fare gol. Ovviamente in questo caso, in una partita ufficiale, la tensione è anche maggiore. E questo giocatore sfortunatamente ha fatto una brutta figura forse per questo. Ma non è finita, è riuscito lo stesso a fare gol, quindi sarà stata una tattica vincente. Lo sapremo al prossimo video. Numero 3. Essere arbitri è davvero tosta, lo sapete, no? Tutto quel movimento misto al mal di testa assurdo per decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. E ovviamente la tensione e le aspettative delle persone sedute sugli spalti rendono le cose anche peggiori. Ma tra le cose più difficili abbiamo il blocco di litigi in campo. L'arbitro deve occuparsi anche di fermare le liti tra giocatori e non è facile. Specialmente durante una partita di hockey, a quanto pare. Sono sicuro che dopo questo i giocatori abbiano smesso di litigare per focalizzarsi su questa caduta divertente, anche se non dovrebbe esserlo. Mi dispiace un sacco per l'arbitro. Numero 4. Vedete questa scena? Beh, ovvio che no, ancora deve succedere, bello. Neymar non l'ha presa benissimo, ma sapete ciò che mi diverte di più? La faccia di Messi. È fermo, immobile, come se non volesse far parte di quella situazione, con un volto che non esprime quasi niente. Cosa sarà successo in quel momento? Voleva essere lui il primo a togliere il pallone a Neymar? Non lo sapremo mai, ma forse un giorno quel volto diventerà di nuovo un meme. Dopo quello del famosissimo gesto italiano che aveva fatto in campo, ricordi da raccontare assolutamente ai nipotini. Numero 5. Il basket è uno sport a mio parere incredibile, adoravo guardarlo da piccolo e come tanti altri sport ho assistito a momenti indimenticabili e che mi avevano fatto ridere come pochi. E di recente guardando un paio di video su internet ho notato che la risoluzione dello schermo cambia, ma non le situazioni imbarazzanti, come in questo caso dove un giocatore ha provato a bere con l'asciugamano avvolto in bocca. O come per Collins, che ha impostato il dare il 5 in modalità automatica senza rendersi conto che alcuni non lo vogliono il suo 5. Ma ormai lui era partito e quindi per il ragazzino con le braccia incrociate è finita a schiaffi. Numero 6. Ricordatevi una cosa, non bisogna mai esultare troppo presto finché non è certa la vittoria, o il punto come in questo caso. Il famoso Kemba Walker aveva fatto un tiro da tre e poi si è girato pensando fosse dentro, ma ehi, non era dentro. E questo ha creato una scena davvero divertente da vedere, lui che esultava prima del dovuto. Numero 7. Chi ha mai visto l'anime sulla pallavolo diventato famoso negli ultimi anni?
diverso dalla realtà sempre banale, tranne per alcuni momenti. Momenti imbarazzanti come questo, per esempio. Non avete capito bene cosa sia successo? Vi spiego io. La giocatrice in blu non ha saltato. Perché in un gioco dove saltando si fanno e si bloccano punti, lei non ha voluto farlo? Non aveva voglia? Era più alta della rete? Qualcuno me lo spieghi, per favore. Numero 8. Tornando al discorso del mai esultare troppo presto, vi ricordate quando ho detto che non bisogna mai farlo prima di essere sicuri di aver vinto? Sicuramente quest'uomo se l'è scordato quando il suo allenatore glielo ha ricordato, perché ha esultato quando ancora mancava un giro completo da finire. Davvero assurdo. Come perdere un posto in un modo stupidissimo. Numero 9. Quando la palla sta per finire fuori è importante mettercela tutta per tenerla dentro, però diciamo che è anche importante non andare contro qualcosa di troppo pericoloso. Non siamo in un film o in un cartone, se sbattiamo contro cose pesanti o appuntite o quello che volete rischiamo di farci seriamente male. O delle figuracce bruttissime come in questo caso. Questa giocatrice ce l'ha messa tutta per prendere la palla, ma alla fine è finita contro le sedie prendendo punto lo stesso. Numero 10. Sempre rimanendo a tema tennis, questa volta abbiamo un'incredibile giocata con le palle da tennis. Beh, forse anche altre, guardate voi. Sicuramente è stato molto divertente per persone semplici come me che ridono veramente per poco, ma allo stesso tempo una sofferenza vedere quell'uomo sedersi a terra dal dolore. E se vi ricordate, anche nel primo video dei momenti imbarazzanti è successa una cosa del genere. Il tennis rischia di bloccare la nascita di figli in tutto il mondo, ho notato. Numero 11. Quando un giocatore subisce un infortunio dovrebbe essere assistito come si deve, o no? In fondo sta male in quel momento, eppure alcune persone dallo staff addetta al recupero, di cui non ho un'idea precisa del nome, sembra non sappiano come fare il loro lavoro, come in questo caso. Vi giuro, ho riso per 10 minuti, finché non è arrivato quest'altro video. Questo è il più famoso dei recuperi in campo e ho riso per altri 10 minuti prima di continuare a registrare. E ovviamente mi dispiace per i giocatori, anche se per il secondo non credo sia stato un vero infortunio. O sbaglio, ditemi voi nei commenti. Numero 12. Le giocatrici in bianco pensavano di aver fatto punto, ma sfortunatamente la palla non ha mai toccato terra dall'altra parte, e quindi si sono ritrovate con una brutta sorpresa. Ma il bello è che poi se la son presa con l'arbitro, perché durante l'abbraccio di gruppo non hanno notato che la palla era caduta dalla loro parte. Numero 13. A me piacciono le persone che si impegnano e fino alla fine ce la mettono tutta, come questo giocatore. Ci ha provato fino alla fine a colpire la palla. Non una, non due, ma ben tre volte. E ogni volta la sua intensità decisionale è andata a scalare. Prima ce l'ha messa tutta, poi ha ceduto un po' e alla fine si è pure messo la mano in tasca perché ormai non ne valeva più la pena. Ma comunque l'impegno c'era, eh. Numero 14. Nel 2008 Chris Brutton, un giocatore di hockey canadese, ha fatto cadere un trofeo importantissimo mentre cercava di passarlo a un suo compagno di squadra. Erano tutti così increduli che non sapevano cosa fare in quel momento, ma alla fine si è deciso lo stesso di alzare in aria ciò che era rimasto nonostante il fischio di alcune persone dal pubblico. Numero 15. Ricordatevi che non sempre si può fare l'esercizio perfetto e le ginnaste ne sanno qualcosa. Anche se si fa una cosa da tanto tempo, ci sono volte in cui capita di fare brutte figure senza volerlo, come in questo caso. Davvero una mossa particolare, ma non penso che in una gara ufficiale otterrà lo stesso successo.
Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e ricordatevi anche di seguirmi sulla pagina Instagram ufficiale. Per tanti meme divertenti e noi ci sentiamo alla prossima, gente.